l'illustrazione completa in realtà non è proprio così, forse, perché io sono partita da un punto di vista un po' diverso, insomma, in questa presentazione. Allora, innanzitutto mi chiamo Anna Civarelli e sono un'insegnante di scuola secondaria superiore e da circa 10 anni svolgo attività sindacale per Comicovas. Allora, io oggi sono qui perché ho, diciamo, una strana sensazione. Io mi sento praticamente seduta sulla dinamite. C'è qualcuno da qualche parte che ha la miccia per far saltare in aria gli ultimi brandelli di quelli che sono, di quella che è la scuola pubblica statale italiana. Nel percorso e quindi nel mio intervento, in realtà, volevo chiarire sia a me stessa e quindi portare anche a voi un'idea, cioè un percorso storico che mi aiutasse a capire di nuovo profondamente che cosa volesse dire la parola scuola pubblica statale italiana e perché è necessario arrivare ad attribuire ai dirigenti scolastici dei nuovi poteri per trasformare questa scuola pubblica statale italiana definitivamente in una cosa che io definirei un'azienda a partecipazione minoritaria statale. Voi adesso vedrete in questa prima slide un elenco di date che sono praticamente molto in là rispetto al giorno in cui siamo, al 2015, ma questo percorso, come vi ho detto prima, serviva a me per chiarire quando nasce la scuola pubblica statale italiana e quando comincia questo processo di aziendalizzazione e quali strumenti sono stati dati per proseguire in questo percorso. Allora, sarò brevissima, non vi voglio annoiare, questo certamente. Allora, 1847 il re Carlo Alberto istituisce il Ministero della Pubblica Istruzione e noi arriviamo alla fine del 1800 in cui con una serie di interventi e di leggi si arriva a costituire il primo nucleo di scuola pubblica statale. Con che cosa? Con l'istituzione della scuola elementare obbligatoria per tutti i 5 anni. Questo è un processo importante. Pensate che nel 1848 c'è la legge Buoncompagni. Che cosa dice la legge Buoncompagni? Innanzitutto la legge Buoncompagni parla per la prima volta di una scuola di Stato che sia sostitutiva di che cosa? Della scuola confessionale dei Gesuiti. Quindi primo passaggio verso certamente un percorso importante per noi, per il nostro Stato. E come potrete leggere dalle slide, una cosa di grossa attualità, l'istituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, cioè già nel 1848 si percepisce la necessità di individuare un organismo indipendente rispetto alla politica che si occupasse di che cosa? Di analizzare gli ordinamenti e i programmi. Vado velocemente, nel 1900, inizio del Novecento, quasi tutto il Novecento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è tutto, diciamo, focalizzato a cercare di individuare e di portare a casa una scuola dell'obbligo di una certa quantità di anni, no? Si arriva fino con la riforma Gentile ad individuare come scuola dell'obbligo l'età di 14 anni e poi proprio prima della guerra nel 1939 si istituiscono due filoni, la scuola media unica di 3 anni differenziata rispetto all'avviamento professionale. Fine del conflitto mondiale, oltre alla carta costituzionale dove per la prima volta si sanciscono dei principi fondamentali come la libertà di insegnamento e l'obbligo di istruzione, la scuola aperta a tutti, dopo il 1948 in realtà non ci sono dei grossi interventi che portano nel senso di una scuola pubblica statale come la conosciamo noi e bisogna aspettare il 1962, quindi bisogna aspettare la riforma Fanfani con la quale praticamente si abolisce l'avviamento professionale e si costituisce la scuola media unica obbligatoria per tutti.
Bene, questo è un accesso per la popolazione italiana alla cultura, al mondo della cultura, estremamente, diciamo, limitato nella modalità di accedere all'istruzione che c'era prima del 1962. Ed è forse anche questo uno dei motivi, insieme al boom economico visto come promozione sociale, che nel 1968 si arriva, poiché tutti quanti hanno accesso alla cultura, si arriva al movimento studentesco del 68. Che cosa succede nel 68? Gli studenti reclamano che cosa? Reclamano la possibilità per tutti di accedere all'università, a tutti i tipi di università, quindi tutti i diplomati, si chiede che tutti i diplomati possano accedere all'università, a qualsiasi tipo di università, e si chiede anche una maggiore partecipazione degli studenti, una partecipazione attiva alla vita scolastica. E la politica risponde furbescamente nel 1969 con degli interventi che mirano a sedare la rivolta. Allora, quali sono le risposte? Le risposte sono immediate. Modifica dell'esame di maturità, un esame di maturità che da quel punto dà l'accesso a tutti i diplomati, a tutti i tipi di università, e ovviamente di conseguenza provvedimenti anche di modifica degli statuti universitari per consentire a tutti l'accesso all'università. 1974, la seconda richiesta, una delle richieste, poi ce ne sono tante, certo non sono qui per analizzare il movimento del 68, una delle richieste degli studenti di partecipare attivamente viene sancita dai decreti delegati. Bene, io mi fermo solo un attimo su quest'anno. Quest'anno è, a mio giudizio, l'anno in cui si conclude nello Stato italiano la costituzione della scuola pubblica italiana. A partire da questo momento, in realtà, la politica abdica alla possibilità di intervenire in qualsiasi modo sulla scuola, e per quasi un ventennio, fino al 1997, in realtà si interviene a livello scolastico con provvedimenti di tipo amministrativo, con le circolari, con le sperimentazioni. Quindi, insomma, tutto quel fermento che c'è stato in 120 anni, quindi in un secolo, in più di un secolo, si ferma nel 1974. Per me, lo volevo sottolineare, questo è un punto importante per capire quando così con qualcuno si parla, o quando parlo anch'io di scuola pubblica statale, volevo proprio porre un paletto, cioè dov'è che si è fermata, da dove è partita e dove si è fermata, a mio giudizio. E in effetti qualcosa si ferma, perché quando, dal punto di vista così degli interventi anche politici, non si agisce più sulla scuola, ma si va per via amministrativa, è ovvio che a quel punto qualcosa sotto sta friggendo. E arriviamo al 1997, l'anno dell'autonomia scolastica. Questo è un anno, è una pietra miliare. Perché? Perché inizia il processo di aziendalizzazione della scuola pubblica statale. E questo è l'anno in cui, secondo me, possiamo dire, inizia questo processo che la buona scuola di Renzi cerca di completare con degli strumenti da mettere in capo ai dirigenti scolastici. Decennio nero per la scuola, che praticamente vive un momento di fuoco incrociato amico e nemico, il 2000, Luigi Berlinguer. Luigi Berlinguer, non parla più, con Luigi Berlinguer non si parla già più di scuola pubblica statale, ma si parla di un sistema pubblico di educazione e di istruzione, e in questo sistema entrano a far parte le scuole statali e le scuole non statali parificate. Questo a dire che in qualche modo le scuole anche di tipo confessionale, che nel 1848 Boncompagni aveva avuto, cioè aveva pensato dovessero essere sostituite da una scuola di Stato, rientrano, perché rientrano perlomeno come un problema rispetto al quale lo Stato deve dare una risposta, perlomeno di tipo finanziario.
Gli anni successivi sono degli anni dove si prova di tutto sulla scuola, riforma Moratti, altro che aziendalizzazione, la scuola delle tre I, impresa, inglese ed informatica. Fioroni parte con delle bellissime intenzioni, smontiamo la riforma Moratti, che è pericolosa, ma si spunta il cacciavite e... però c'è una bella, diciamo, una bella scoperta con Fioroni, che si può cominciare a parlare di organici inserendo il problema dei tagli all'interno di una legge finanziaria dello Stato, e questo non è un passaggio di poco conto. Anno mortalis, il governo di centrodestra, Maria Stella Gelmini, a casa 150.000 lavoratori della scuola. Da sempre l'idea è che non c'è nessuna azienda che abbia potuto così impunemente mandare a casa tanti lavoratori, vero con tante proteste, ma vero con tanta tranquillità. Ora, il processo di aziendalizzazione della scuola, in realtà, con Maria Stella Gelmini e con il riordino dell'istruzione professionale e dell'istruzione tecnica, viene fornito di alcuni strumenti. Allora, gli strumenti che citerò sono sostanzialmente due e riguardano l'istruzione tecnica. Allora, nel riordinamento dell'istruzione tecnica si parla dei comitati tecnico-scientifici, cioè la possibilità per i privati di entrare all'interno della scuola per mezzo dei comitati tecnico-scientifici. Inoltre, un ulteriore spazio per i privati, perché in realtà le scuole potrebbero utilizzare nel triennio una quota di flessibilità e di autonomia e, diciamo, ritagliare un 50-55% del proprio orario scolastico curricolare per introdurre degli insegnamenti opzionali dove si potrebbero così invitare e far partecipare dei privati. Quindi il governo di centrodestra in realtà degli strumenti li aveva messi in piedi per questo processo di aziendalizzazione. Che cosa è venuto a mancare? È venuto a mancare il supporto dei collegi docenti, cioè i collegi docenti hanno alzato le loro barriere rispetto a questo processo che certamente li vedeva travolti. E cosa fare? Sempre governo di centrodestra, nel 2009 interviene Brunetta e dice: la prima cosa importante, dopo che i dirigenti scolastici sono gli ex presidi sono diventati dirigenti scolastici con la legge sull'autonomia, interviene Brunetta e dice: beh, forse sarà il caso di dare a questi dirigenti scolastici un po' più di poteri, così vediamo se riusciamo a smuovere questi collegi che sono un po' dormienti, o perlomeno non vogliono usare tutti i grimaldelli che gli abbiamo dato. E allora che cosa fa il dirigente scolastico? Cosa gli posso dare al dirigente scolastico per far paura a questi collegi docenti? Ebbene, gli do qualche potere in più per sanzionare i propri lavoratori. E poi gli dico: guarda che tu sei l'unico responsabile dell'organizzazione del servizio. Questo automaticamente ti crea un conflitto, questo automaticamente nelle scuole crea un conflitto di tipo sindacale, perché da quel momento in poi quasi la maggior parte dei dirigenti scolastici ritengono di avere in mano tutta l'organizzazione della propria azienda e quindi di quasi quasi non avere nessuna necessità di un confronto sindacale. Non basta questo, perché come al solito si comincia a capire ed intuire che se io do dei poteri e nello stesso tempo non faccio qualche altra cosa, le cose non si smuovono. Allora, che cosa succede anche con Brunetta? Succede che per i lavoratori diventa difficilissimo far rivalere i propri diritti in caso di evidente sopruso. Allora, per un lavoratore da quel momento l'unico sistema per eliminare una sanzione, per far valere un proprio diritto, anche se volete dal punto di vista della, diciamo, fruizione dei permessi di qualsiasi cosa, che cosa può fare un lavoratore in questo caso? Può intraprendere solo la via della magistratura ordinaria, quindi si deve rivolgere al giudice del lavoro
con costi e con tutta l'incognita che questo processo ha per il lavoratore stesso. Non basta, a partire dal 2009 ce n'è di tutto e di più sulla scuola per cercare di utilizzare gli strumenti che sono stati dati, progetti sperimentali di valorizzazione del merito, vales che arrivano all'interno dei collegi docenti e poi vengono respinti, finanziamenti di qualsiasi tipo, l'alternanza scuola-lavoro finanziata dal MIUR attraverso gli uffici scolastici regionali. Insomma, sulla scuola si comincia a fare di tutto e di più per cercare di smuovere questi benedetti collegi docenti, anche cose che non si sa bene che cosa abbiano a che vedere con la scuola. Vi cito solo un esempio che a me fa sempre ridere, quello che ad un certo punto il Ministero della Pubblica Istruzione si occupa con carrozza del divieto di fumo negli spazi aperti delle scuole. Quindi immaginate, allora voglio dire, sparo e sparo a 360 gradi per cercare di portare a casa qualcosa. Bene, a questo punto tante armi, tante leggi, ma nessuno si muove, i collegi non si muovono. E allora come faccio a cancellarla questa scuola pubblica? A chi mi rivolgo? Allora, nel Ministero qualcuno comincia a pensare che forse i dirigenti scolastici non sono capaci di far muovere questi collegi docenti. Beh, la difesa delle associazioni dei dirigenti scolastici è immediata. Non siamo noi, se non ci date più poteri, noi non riusciamo certamente a far smuovere i nostri collegi docenti. E allora... mi piace tanto, anche se il sito non è che sia dei miei preferiti, quello di Orizzonte Scuola, super Renzi, super poteri ai dirigenti. E allora probabilmente vediamo che cosa riesco a fare. Che cosa si dice no, sui dirigenti scolastici? E guardate, se così avete un po' di tempo, potete così girare anche alla ricerca di alcuni documenti che sono stati prodotti da associazioni di dirigenti scolastici anche del territorio, di questo territorio. Guardate che hanno scritto molto, si sono confrontati molto, secondo me si sono seduti molto dal Ministero e sono andati a raccontare tante cose che noi all'interno delle nostre scuole abbiamo sentito dire da parte dei dirigenti e anche dal personale. Allora, che cosa dicono mediamente i dirigenti? Noi abbiamo tante responsabilità, siamo una sola persona, abbiamo bisogno di tanti collaboratori. Bene, siccome le contrattazioni sono diventate ostiche per i dirigenti scolastici, te lo mettiamo nella buona scuola. Non solo più due collaboratori scolastici, ma te ne diamo tre. Così ti stai zitto. Da questo punto di vista non puoi più dire che io non ti ho dato dei poteri per poter lavorare in santa pace all'interno della scuola. Poi te ne do un altro di potere, allora ti faccio decidere nel futuro chi merita e chi non merita di avere più salario. E questo è un altro potere ben consistente, anche perché pensate, nelle contrattazioni questi poveri dirigenti scolastici si sono sempre dovuti confrontare dove è stato così più facile per loro, con alcuni sindacati che un po' gliel'hanno fatta passare, con altri no. Dove sono stati particolarmente sfortunati, magari dove c'è qualche comas un po' più agguerrito, poverini, si sono trovati a fare i conti con la contrattazione di istituto e non hanno potuto scegliersi loro i docenti che dovevano partecipare ai progetti, non si sono potuti scegliere loro e non hanno potuto decidere loro quanto dare a questi insegnanti per premiare il merito e per premiare la loro buona volontà. Un altro intervento. Allora, i collegi docenti non si smuovono sulla questione della libertà di insegnamento, vogliono fare per conto loro. Allora ti diamo un altro superpotere. Super Renzi ti dà il superpotere di che cosa? Di pensare ad un piano dell'offerta formativa triennale, dove tu, come quando sei nel consiglio d'istituto, sei il padre padrone. Perché io ti dico, tu lo senti il collegio docenti, lo senti il consiglio d'istituto, ma ne avrai soltanto un parere, il resto sarà tutta tua responsabilità. Quindi non hai più bisogno di una cosa che è invece l'approvazione del collegio docenti, l'approvazione del consiglio d'istituto. E non basta, perché a questo punto tutti i nostri dirigenti che si sono seduti molto spesso
con tanti, con gli enti territoriali, con i rappresentanti dell'industria, cosa potranno fare? E cosa potranno fare a pieno titolo nel Consiglio d'Istituto? Nei decreti delegati non ci sono, ma da questo momento in poi ci saranno i privati. E quindi immaginatevi Confindustria Torino che si siede insieme con il Consiglio d'Istituto di un istituto tecnico di Torino, se potete immaginare come sarà il dialogo, il rapporto tra il dirigente scolastico, il rappresentante di Confindustria, che normalmente sono delle persone molto educate, e i docenti che sono, e i ragazzi che sono all'interno del Consiglio d'Istituto. Bene, l'ho già detto benissimo la collega, rispetto alla quale mostro un po' di... non so se sei precaria, perché io... non sei più precaria, quindi insomma sono un po' più tranquilla. L'ultimo fendente per far smuovere le scuole è superiamo il meccanismo della graduatoria, superiamo il meccanismo della graduatoria nazionale e regionale. Ci hanno provato precedentemente, vi ricordate il periodo delle code, non code, arriva questo, lo metto su, arriva quest'altro, lo metto giù. Adesso proprio non ce n'è. Allora, le graduatorie le faccio sparire, costituisco gli albi territoriali e i dirigenti andranno ad attingere dagli albi territoriali i propri gli insegnanti che sono funzionali, mi dispiace dirlo, che sono funzionali ai loro piani dell'offerta triennale. Ora, come al solito qui in Italia non c'è limite all'arroganza, siamo in periodo di spending review, a noi bloccano il contratto nazionale, a noi bloccano gli scatti di anzianità, ma chiedendo questo sforzo notevole ai dirigenti, qualche riconoscimento economico glielo si dovrà pur dare a questi poveracci, e quindi nella buona scuola è già previsto concretamente, numericamente, così non ci si lamenta per niente, è già previsto un aumento immediato del fondo accessorio per i dirigenti scolastici. Ragazzi, non finisce, perché questi giovani quarantenni sono molto più furbi della vecchia politica. Come fare a prendersi dei dirigenti scolastici finati? Elimino il concorso, non li assumo più per concorso e ritorno alle vecchie assunzioni da parte degli uffici scolastici regionali. Sei fidato? Vieni a fare il dirigente scolastico, probabilmente per 3 anni, affinché tu possa attuare il piano dell'offerta formativa triennale, per farmi vedere quanto sei bravo, quanto sei bello e come riesci a far muovere i tuoi docenti e il tuo personale, perché è un'azienda. E quindi anche per i dirigenti scolastici si apre un periodo di precarizzazione. Posso dirvi, secondo a mio giudizio, quale modello è stato utilizzato per questa cosa qui? Il modello tedesco, cioè guarda caso questi tedeschi sono dappertutto. Allora, io sono stata così veloce e nello stesso tempo ho riportato quella che è la mia sensazione di vedere in questo momento la distruzione di una scuola che è stata il luogo nel quale io mi sono formata e il luogo nel quale io sto lavorando, io sto dando il mio contributo, lo sto dando e l'ho dato in questi anni a delle generazioni pensando seriamente di lavorare per la scuola pubblica e di Stato, pensando di essere stata assunta per questo. E voglio concludere questo intervento leggendovi, perché non riuscirei a dirlo così a ruota libera, non ve lo riuscirei a raccontare a parole, quindi ve lo leggo perché è il mio pensiero e riguarda una critica anche al tipo di generazione che noi forse abbiamo messo in piedi con la scuola, dell'autonomia. Io e anche con una grossa critica alla tecnologia e al totem della tecnologia nella scuola. Allora, vi leggo la parte in grassetto, che è il mio pensiero, è il mio sentire. La generazione guidata dal totem dell'efficacia e dell'efficienza, due parole che mi hanno sempre sconvolto, dall'oppio della tecnologia è così arrogante da mistificare con l'immagine e il nuovismo un prodotto come la buona scuola.
c'è già tanta arroganza nell'aggettivo, che è un copia e incolla di spezzoni di modelli di altri paesi, non calibrata sul contesto, sui nostri problemi e sul nostro percorso storico-culturale. Quello che è stato fatto nella buona scuola è un'operazione di cercare i modelli più belli nei vari paesi della comunità europea, magari con qualche occhieggiamento ovviamente alla scuola di oltreoceano, quindi alla scuola anglosassone, e si è pensato che prendendo le cose belle necessariamente venga un bel e buon prodotto. Io credo che gli effetti della buona scuola saranno degli effetti speciali e saranno fatali per tutti noi, per cui io vi saluto con un'altra immagine che è significativa, proprio caratteristica di questo.